svolge attività di bonifica da residuati bellici, interviene in caso di pubblica calamità e utilità. Il 10° Reggimento Genio Guastatori, un reparto dell'esercito italiano con sede a Cremona, da oggi ha un nuovo comandante. La cerimonia questa mattina alla caserma Coldilana. Il colonnello Vincenzo Criscuolo lascia dopo 2 anni impegnativi. Sono arrivato qui alla caserma Coldilana, che non avevo avuto mai il piacere di conoscere prima, e sapevo che sarebbe stato un incarico molto duro, pieno di responsabilità. Abbiamo avuto tante attività che ci hanno interessato, attività addestrative e attività operative. Operative sia all'estero che sul territorio nazionale. Noi abbiamo effettuato la bonifica di ordigni esplosivi su tutto il territorio della regione Lombarda e poi abbiamo effettuato concorso in caso di pubbliche calamità quando c'è stata la necessità. Siamo intervenuti più volte anche su varie piazze tra Trieste, Roma, Bergamo per effettuare l'operazione Strade Sicure. In tutte le attività, anche in piazza a Cremona, che abbiamo effettuato pure durante il 4 novembre, il 2 giugno, c'è stata una grande partecipazione della comunità cittadina. Ma poi devo dire che la mia più grande fortuna, come ho avuto modo di dire anche durante il discorso, è stata la vicinanza delle autorità locali. Benché noi ci addestriamo per essere pronti a scenari di warfighting, di combattimento, noi dobbiamo essere sempre portatori di messaggi di pace, di unione e di libertà. Per il nuovo comandante, il colonnello Roberto Spampanato, si tratta di un ritorno. Sono sicuramente delle impressioni estremamente positive. Per me è davvero un grande onore essere qui al comando del 10° Reggimento Genio Guastatori e allo stesso tempo anche una grande emozione, perché io già sono stato qui a Cremona dal 2003 al 2008 come tenente e capitano, quindi comandante di compagnia, e ho mosso i miei primi passi da militare in questa caserma. Sarà un futuro ricco di impegni e faremo del nostro meglio, come è sempre stato fatto fino ad oggi da tutti i comandanti che sono stati qui prima di me.